La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Bentrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Sono Alberto Benazzi ed oggi è nostra ospite la dirigente dell'ufficio volanti della Questura di Ferrara, la dottoressa Teresa Mancinelli. Siamo qui per parlare di un'applicazione che è stata ideata dalla Polizia di Stato che va verso il mondo giovanile. Però non vi voglio anticipare niente, sarà la stessa dottoressa Mancinelli che ci parlerà di U-Poll. Dottoressa Mancinelli, cos'è U-Poll e quando nasce? Allora, U-Poll è un'app di ultima generazione che nasce nel dicembre 2017 come progetto pilota in alcune città italiane, le più grandi principalmente, ovvero Roma, Milano e Catania, per poi diffondersi a livello nazionale dopo appunto alcuni mesi di sperimentazione in queste città pilota e vedendo che effettivamente è risultata particolarmente utile per l'attività di polizia. Cosa mira? Mira a creare un filo diretto tra la Polizia di Stato e i più giovani. È un'app che appunto si può scaricare sul cellulare, sullo smartphone, sia Android che iPhone, e permette di comunicare direttamente con la centrale operativa della Polizia di Stato. Quindi una volta scaricata questa app, il giovane, ma in realtà poi ovviamente utilizzabile da chiunque, la Polizia di Stato l'ha pensata per i ragazzi proprio in ragione alle dinamiche che purtroppo molto spesso vengono anche agli onori della cronaca in tema di bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi scarichiamo quest'app e il ragazzo potrà inviare sia foto o semplicemente un messaggio nel quale indicherà l'attività che è in atto in quel momento, quindi un'attività di spaccio, un'attività di bullismo, allegando appunto foto e non video, questo ci tengo a specificare. La comunicazione potrà essere fatta sia in forma anonima che registrandosi, quindi palesando la propria identità. Ciò che comunque voglio specificare è che in ogni caso, anche qualora il ragazzo palesi la propria identità, è ovvio che non verrà manifestata in maniera palese, proprio per garantire il giovane che denuncia un fatto illecito all'interno degli istituti scolastici. Come dicevo, principalmente nasce per denunciare i fatti che avvengono all'interno delle scuole, ma ovviamente utilizzabile da chiunque e anche ovviamente al di fuori dalle scuole, e permette anche in caso di necessità di chiamare direttamente, quindi vocalmente, il 113. C'è un pulsante proprio apposito nell'app che consente una chiamata diretta alla centrale operativa. Quindi cosa accadrà? Nel momento in cui arriva la comunicazione, sia messaggio sia chiamata, la centrale operativa prende visione del messaggio, della foto, della chiamata e, qualora ritenga che vi sia il caso di intervenire, invierà la prima volante disponibile nel luogo deputato. Siamo andati anche nelle scuole già a presentare quest'app qui a Ferrara. E alcuni ragazzi si sono magari chiesti: ma se quando arriva la volante poi è finita l'attività, cosa mi succede? Ecco, io vorrei tranquillizzare tutti i ragazzi, perché questo è il nostro lavoro. Tante volte ci arrivano chiamate e nel momento in cui arriviamo sul posto l'attività illecita è già terminata, ma di ciò non si devono preoccupare, perché ovviamente saremo noi poi a effettuare l'attività di polizia adeguata e idonea a ciò che è avvenuto all'interno dell'istituto. Un'applicazione quindi pensata per i giovani, pensata per i ragazzi, ma direi utile comunque per chiunque, anche per i genitori, anche per le famiglie, insomma qualsiasi cittadino può scaricare questa applicazione. Assolutamente sì, anzi specifico come possa essere utile nei casi in cui ci si trovi in una situazione di emergenza e non sia possibile parlare al telefono, fare una chiamata. Quindi in questo caso, ad esempio, non lo so, una rapina, una situazione molto delicata che diciamo non consente al cittadino di chiamare, può con questa applicazione mandare un messaggio, anche qui appunto allegando la foto, e vi sarà anche possibile una georeferenziazione, quindi capire dove si trova il cittadino, ovviamente qualora abbia attivato il GPS nel proprio smartphone. Quindi un vero e proprio contatto direttamente con le forze di polizia in qualsiasi posto ci si trovi. Sì, assolutamente sì. L'idea è proprio questa, di avvicinare il cittadino e di facilitare la comunicazione con il 113.
Avete avuto già dei dati dopo queste prime sperimentazioni nelle grandi città italiane rispetto alla risposta, diciamo, che il cittadino ha dato utilizzando questa U-Poll? Sì, ed è proprio per i riscontri positivi che vi sono stati nelle grandi città che poi si è deciso di lanciarlo a livello nazionale. E infatti in molte scuole si è visto un abbassamento dei livelli, ad esempio, delle attività di bullismo, ma questo anche perché, oltre a, ovviamente, a mirare una comunicazione diretta, mira anche a una funzione deterrente, quindi magari il ragazzo che sa che esiste questa applicazione, che chiunque che attorno a lui può cristallizzare determinate scene, determinati atteggiamenti, inviarli in tempo diretto alla polizia di Stato, magari ci pensa due volte prima di fare il bullo o di spacciare sostanze stupefacenti. Ecco, dottoressa Mancinelli, ci ha detto che questa app la state presentando nelle scuole. Qual è stata la reazione dei ragazzi, a parte quella che ci ha già anticipato e la loro preoccupazione, diciamo così, di fare arrivare una volante e che questa arrivi, diciamo, a cose già concluse? Qual è stata la reazione positiva? L'hanno vista come un qualcosa che per loro è uno strumento per migliorare la loro vita? Ma ovviamente ci sono state reazioni differenti. Comunque sanno che hanno a che fare con la Polizia di Stato, quindi magari anche le loro reazioni sono state misurate in relazione a ciò. Però alcuni li ho visti assolutamente molto interessati e hanno capito subito di cosa si trattasse, anche perché l'app è molto intuitiva. Quindi ho visto ragazzi molto interessati che hanno fatto domande, che li ho visti anche contenti di questa nuova forma di comunicazione che si è adeguata alle nuove tecnologie e al linguaggio dei ragazzi, che ormai praticamente comunicano solo tramite messaggi. Quindi penso che il riscontro sia molto positivo e, ripeto, anche forti di ciò che abbiamo visto nelle grandi città. Sono fiduciosa che anche a Ferrara possa avere un buon riscontro e possa creare appunto una comunicazione, una collaborazione diretta tra polizia e cittadini e anche soprattutto i più giovani. Quindi praticamente si è superato il famoso 113, tra virgolette, nel senso che sono convinto che sia ancora pienamente funzionante, però uno strumento in più per avere un link diretto ed immediato con le forze dell'ordine. Assolutamente, è una forma alternativa che consente appunto una comunicazione diversa, ma forse in alcuni casi più efficace, appunto quando non ci sia la possibilità di comunicare vocalmente con il 113. Ovviamente il 113 rimane sempre la chiamata nella linea principale, perché l'operatore può fare domande e in caso di pericolo aiutare e spiegare l'atteggiamento da porre in essere al cittadino che si trova in difficoltà. Però appunto abbiamo pensato, la Polizia di Stato ha pensato a questa via alternativa. Bene, vi ricordo che siete all'ascolto della Finestra su Ferrara. Oggi è con noi la dottoressa Teresa Mancinelli, che è il dirigente dell'ufficio volanti della Questura di Ferrara. Stiamo parlando di un'applicazione che si può scaricare su qualsiasi tipo di telefono, che si chiama U-Poll ed ha la caratteristica di essere un contatto diretto con le forze dell'ordine, in questo caso con la Questura, per poter segnalare anche in situazioni difficili, come ci diceva la dottoressa Mancinelli, quindi in situazioni di pericolo immediato, di poter segnalare comunque alla Questura una problematica senza renderlo evidente anche a chi magari in quel momento ci sta minacciando o sta mettendo in pericolo la nostra incolumità. Dove può essere scaricata questa applicazione? Cioè, voglio dire, c'è un sito particolare oppure è facilmente reperibile? No, non c'è un sito particolare, proprio nell'ottica di semplificare l'utilizzo di questa app, e quindi è scaricabile come tutte le app attraverso i Play Store e gli indirizzi ai quali comunemente si fa riferimento per scaricare le applicazioni che ognuno di noi ha sul proprio smartphone. Un'altra curiosità che mi è venuta è, essendo comunque un'applicazione che abbiamo capito è disponibile per chiunque, ma è stata pensata particolarmente per i ragazzi, per i giovani che utilizzano molto più di chi è anziano i telefonini e tutte queste apparecchiature, non c'è il rischio che magari qualcuno lo prenda per un gioco e ne abusi in qualche modo? Assolutamente sì, e infatti la Polizia di Stato ha pensato anche a questa evenienza. In primo luogo, intanto, cosa si è pensato? A indicare, nel momento in cui si preme l'invio del messaggio, proprio il fatto che venga inviato alla Polizia di Stato, quindi vi è una sorta di alert in cui si dice guarda che lo stai inviando al 113, per far capire bene di cosa stiamo parlando. E in secondo luogo, in caso di abusi, soprattutto dati dalla possibilità di utilizzarlo in anonimo, è previsto il sistema del banner, quindi l'utente che ne abusa, e ovviamente l'operatore poi della sala operativa se ne accorge, può bannarlo, ragion per cui non potrà più comunicare attraverso questo app.
Quindi vi ripeto, l'app si chiama YouPoll, è molto interessante, è pensata per i giovani, pensata per i ragazzi, ma è sicuramente utile per qualsiasi cittadino, dà la possibilità di raggiungere in modo rapido le forze dell'ordine, comunicando se il proprio telefono ha la geolocalizzazione, anche il posto in cui ci si trova, il posto in cui si ha bisogno di essere raggiunti dalle forze di polizia. YouPoll si scarica con grande facilità, come ci ha detto la nostra ospite di oggi, che vi ricordo è la dirigente dell'ufficio volanti della Questura di Ferrara, dottoressa Teresa Mancinelli, che ringrazio per essere stata con noi e per averci raccontato di questa interessante applicazione che è sicuramente utile per i nostri ragazzi, ma per tutti noi. Grazie a voi, spero appunto che anche la città di Ferrara contribuisca in maniera positiva a collaborare con le forze dell'ordine anche attraverso questa nuova app. Il nostro programma termina qui e grazie a voi per averci seguito e a risentirci alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.